Siccome non so se troveremo abbastanza acqua in questo lungo viaggio, mi porto dietro anche questa. Senti una cosa, il cibo lo devo prendere allora, interrogativo. Ma io ho preso due. Ah, lo porti tu per tutti allora, giusto? Sì, penso che 4 pezzi bastano, spero. Madonna, sicuramente sì. Io sto portando un po' di roba in previsione del lungo viaggio, ma dopo non potrò caricarmi molto se troviamo oggettistica, eh? Dai che devo dimagrire, dai. Sinistra, destra, destra, destra. Vai, 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 vai. Ho fatto una cazzata. Urlato, eh? Come ha urlato? Se si è urlato. Io non ho sentito niente a livello di sonoro. Ah, ho fatto la cazzata, sono ferito anche brutto anche. Entriamo Aspetta. dentro. Aspetta, devo curarmi. Vieni dentro al supermercato. Una pentola nuova di pacca, porca puttana. Ma perché sei in mezzo alla strada, Branda? Ma Perché se... non ho C2? Porco cane. E non si cura più, cazzo, quante bende devo usare? Vaffanculo. Beh, il prossimo vestito che troviamo sappiamo già che fine farà. Ce n'è un altro. Dove? Ah, è quello di prima, dai, andiamo dentro nel. Minchia, mi ha spaccato, mi ha anche infettato. Hai già mangiato l'aglio? Sì. Però non quatti quatti, eh. Camminare in piedi normali perché quatti quatti fa un po' di fatica al personaggio. Dai, Vabbè, ma metti. che adesso non so quando è che inizia ad andare su la salute? E quando sei già in guarigione, quando è già il Ah, verde. ok. Vai, vai tu al primo al bancomat, così recuperi anche. Boh. E andiamo allora. A questo punto potremmo seguire direttamente la strada maestra, sai Branda, che dici? A few moments later. Vai così, vai così. Eccolo qua subito il distributore. Piano, Fammi vedere dove siamo in eh? mappa. Esatto. Ok. È perfetto, dove avevo capito io, perfetto, dove intendevo io, voglio dire. Recuperiamo, pianino. Marof. Ecco, quello che ride, c'è addirittura. C'è? Non hai sentito la Ce l'ho, risata ce l'ho, qui? ce l'ho, ce l'ho. Un bel dardo di balestra questo, eh. Vai Branda, fai carburante e io controllo, eh. No, ha urlato. In casa. In casa. Sai com'è? Qua basso, sotto. Ti è bastato.
Hai non ha urlato, tutto. Branda. Cazzo, io l'ho sentito. Qua c'è il tuo famoso Bobby Pin, che lo prendo io. Guarda se ci sono soldi nella cassa. Negativo per i soldi. Boh, allora, secondo me qua non sono arrivati, quindi torno alla lancia io, Branda, sarebbero già arrivati. Lime soda serve? Prendi. Che dici, Branda? Facciamo benzo, ci riproviamo? Vabbè, far saltare il pazzoide che ride. Ce ne deve essere uno al di là della sicurezza nel campo a destra. Dai Branda, fai il pieno per favore, prima ci togliamo di qua meglio sto. Fatto. Allontaniamoci perché si sta avvicinando, Sì. Ah, dietro di noi! No! Cioè allontanati, dietro, veloce! Dietro. Guarda, mi ha ammazzato! No, ti vedo vivo! No, sono morto! Brand, dentro, ti vedo vivo! All'11%. Sei con me o devo venirti a recuperare? Vieni dentro Branda da me. Ma dai. Sei? Io ci sono, tu? Sono morto. Sono qui. Dov'è che sei? Ah, sono qua sul tuo cadavere, Branda. Cerca di rinascere adesso nel settore nostro. Fai tu il tentativo per primo, Che settore è? Questo te lo dico io, il settore. Il settore è C3. Soldi ne hai in abbondanza. Porca puttana di merda. Sì, comunque io non li sento, Branda, non li sento. Non ti dico che cazzo mi è successo, perché non li sento. Ne è entrato un altro nella... nella casetta di dove eravamo con le bombe e mi ha fatto saltare per aria, sai? Bastardo. Devo mangiarmi altro aglio, Porca troia, me l'ha data secca sta puttana. Io a me due bombe mi ha dato, bastardo. Bene, con quel bombarolo di merda. Via allora che andiamo, dai. A sto punto ci dobbiamo fare il ponte e per fare il ponte pieghiamo da questa. Facciamo il giro a quel gruppo di casa però, ne ho avuto abbastanza per adesso, però non ho ancora iniziato la missione. Che bella quella casetta, non l'ho mai vista quella casetta lì. Fatta così intendo. Penso che non la vedrai neanche stasera. Ah. Porca vacca che batosta ogni volta che incontriamo gli zombie, vacca puttana. Ma da dove cazzo arriva?
io non ho capito, tu mi hai detto di dietro, di dietro, di dietro, io in quel momento stavo guardando esattamente dall'altra parte e gli ho corso contro. Sì, sì, gli sei andato vicinissimo, poi vedrai la registrazione. Quando io ti dico dietro, devi girarti perché dico dietro a te, non a me. Ah. Go, go, go. Comunque col mio sistema, Brand, di correre velocemente, ci riposiamo, se ti sdrai recuperi tutto velocissimamente, eh? Prova, dammi retta. Vai, vai. Allora sì che bruci i grassi e dimagrisci, metti su un culetto della Madonna. Sono già un poco pentito di questo piano, mi sembrava molto più geniale prima di partire per l'avventura. Adesso c'è, è partita proprio a bomba, eh? Spettacolo di paesaggio. Sì, ma io l'ho visto ancora, ci sono morto su sti sgrebeni perché mi sono respawnati gli zombie. L'ho fatta mille volte, mi sono sempre arrampicato su di qua e mi sono sempre promesso di non farlo perché è pericoloso. Capito? Quindi ai piedi della diga, cacchio, c'è una base. Sì, quel Mac. Quindi se tu ti avvicini lì, questi iniziano a tirarti addosso di tutto. Ok, però nella parte alta della diga, cioè proprio nella parte alta della diga, non ci sono mac o robe del genere? No, no, sopra ci puoi camminare tranquillo. Ah, ok, ok, ok. Ci muoviamo da questa ancora per un po' e poi iniziamo a piegare verso est, eh? One eternity later. Ho più paura dei lupi e degli orsi che non degli zombie. Perché trai, abbiamo uno shotgun brand adesso però, eh? E pistole. Non dimentichiamolo. Cioè voglio dire, non dimentichiamoci che nel momento del bisogno possiamo usare queste armi qui. Ecco, fermo, fermo, fermo. Fammi vedere dove siamo. Lì c'è un qualcosa che sono castello, un castello medievale. Castello. Confermo castello. Ok. Lo vedi quel fienile a sinistra della... Quello alto, sì. Lì c'è la moto. C'era. C'era. In qui tutto bene. Branda, cerchiamo di portarci su quel masso alto a sinistra, qua che abbiamo a fronte a noi. Ore 12, se possiamo salire è una via di sicurezza. Una macchina, ah, c'è la macchina al posto della moto. No. Mm. Dentro nel fienile. No, qui fuori. Ma qui fuori... Bene, 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 bene. Dici che ha messo la macchina? Che povero. Difficile che mettono sia una macchina che una moto nello stesso posto. La macchina è rotta, la moto intera. Vediamo il corsetta. Non c'è. Non c'è. Eh. Marca puttana. Tristemente lo vedo.
Zombo. Dove? Zombo. Dove? All'inferno. Bella questa. Ce n'è un altro. Dove? Ah, ok, ce l'ho, ce l'ho. Aspetta. Porca miseria, non riesco mica a prenderlo giusto, eh. Lisciato. Gran bel tiro. Che delusione, hanno messo la macchina veramente, sti bastardi. Una macchina inutile poi, tra le altre cose, inutile. Cosa succede? Zombie, zombie. Da te, Branda! Vedi che sono militari? La mia moto, tutta sta fatica per niente. Che figli di puttana. Sette proiettili di calibro 7.62. Me li prendo, cioè almeno. Possiamo pure rientrare mesti. Allora a sto punto, Branda, sei con me, non dividiamoci, eh. E adesso ispezioniamo tutto sto cazzo di villaggio di merda. Oh, Branda, c'è uno zombie che vuole entrare dove eravamo prima noi. Ed è entrato. È in allerta pure. Questi veramente hanno urlato? Io credo di sì. Eccone un altro. Hanno urlato, sali su. Senti sto bastardo. Peccato. Ce n'è un altro fuori, eh? Lo senti? Negativo. Sul lato destro che cammina nella neve. Copri, Branda, copri dal lato con balestra. Ok, ce l'ho. Questa scala è buggata, non riesco più a scendere, cazzo. È buggata. Mi butto giù. No, no, che ti spacchi. Non riesco neanche a buttarmi giù. No, no, non mi sono fatto io. Porca troia, è sparito completamente lo zombie che ho ucciso, eh? Si è portandosi via il mio dardo. Ah, merda. Vabbè, rientriamo, dai, via da qua. Rientriamo tanto. Che finiamo di fare. Però rientriamo qua alla base, cosa facciamo? Aspetta, qua? Dammi tempo che faccio sto cazzo di osso che volevo fare. Adesso ho spawnato un altro zombie. Dai, andiamocene da qua. Subito qua fuori, eh. Io ti do i secondi, sono i zombie che non te li danno, cazzo. Sono un testone. No, ho sbagliato il tiro. Qua che arriva, eh?
Cazzo, ho fatto sbagliare il tiro, Dio solo lo sa. Ce l'hai? Forse da questa, ma dalla mia. Dai, sta cazzo di balestra. Ce ne andiamo? Sì, direi di sì. A 2 ore che ti dico di andarcene. Missione fallita. Abort mission. Abort mission, abort mission. Che bello sto gioco, però cazzo. È bello, vero? Comunque devo dirti la verità, ovviamente non è la fotocopia carta carbone di Project Zomboid, ma è proprio il concetto di Project Zomboid in terza o prima persona. E mi manda in brodo di giuggiole a me. Zomboid per alcuni aspetti è molto più complesso, eh. Dalla cucina, perché anche la cucina di Zomboid è una roba folle, anche alla gestione delle macchine. Qua praticamente stavo vedendo il video di quello là che mi hai passato tu, no? E smontare la macchina non ti serve un cacciavite, non richiede un cazzo, eh? Ah. Ti avvicini, almeno non so se lui lo aveva ma non aveva le toolbox forse? No, cioè non mi sembrava dall'equipaggiamento che teneva a schermo. Ti avvicini e dopo primo cadavere di macchina che facciamo, ci proviamo. Ad esempio faceva degli tanto che qua in zona, se non sbaglio, c'è una casetta tipo di pescatore. Ah, wow, qui, là sotto. Là sotto, però c'erano degli zombie quando sono passato io. Beh, casetta di pescatore vuol dire probabili ago, mulinello, amo. Oh, mai trovati. Mai trovati. Mai dire mai. Ah, un fienile, non è una casetta da pescatore. Ecco, lo sento. È qua dietro. Dietro di noi. Dietro di te. Ma va a fare in culo. Puttana, la balistrata. Mi ha dato una legnata potentissima, mi ha dato. Gli ho tirato la balistrata a 2 metri di distanza, cazzo. Ce n'è un altro. Ma io non lo so se... Aspetta, Baranda, ma stai sanguinando? Sì. Vaffanculo. L'hai tirato giù? Ah. Oh, ma tu comunque fidati che li vedi tutti quanti, cazzo. Io non ne vedo uno. Ma che cazzo c'ho che mi scappa la pipì? No. Oh. Mi dà rosso la pancia, cazzo. Cacca. No? Mi ha ferito la pancia il bastardo. E ce ne deve essere un altro giù alla casetta, mi sembrava di sentire. Stai sanguinando ancora, eh? Che livello è? Che livello è la tua ferita? Livello 1. Beh, ma va giù velocemente il livello 1. L'unica cosa che faccio è mangio un pezzo di aglio per sicurezza, vaffanculo tanto. Oh, lo sento, lo sento. Da questa. Arriva verso di te. L'ho lisciato. Oh.
Non metterti, cazzo, stavo per colpirti. Oh, Branda, c'è un altro dietro, Branda. Ce n'è ancora uno, eh. E questo non capisco dov'è. Eccolo lì. Aspetta. A ovest, okay. Nord-ovest. Ce l'ho. Però c'è di mezzo. Aspetta. Madonna, Shanta, in qualsiasi angolazione. Porca boia. Troppo presto tirato. No. Vai, una tona mia. L'ho detto che era pieno qua, porca puttana. Andiamo a vedere che cacchio c'è lì sotto. Ancora o sono finiti? Ah, non lo so. Accendini di merda. Mifere. Oh, un paio di stivali. Quasi quasi. Io ho trovato solo miseria, però potrei prendere questi fiammiferi qua e abbandonare questi, che sono di meno. Sono di sopra, eh? Scrap metal, i semi di carota, me ne frega un cazzo. Eccolo, qua dalla mia. Porca tra, sei pazzo! Non ho visto la freccia sfrecciare. Che rientriamo, dai. Sono tanti comunque qua, eh? Lo so. Ce n'è un altro laggiù, guarda, a nord-est, nel bosco. Vabbè, quello possiamo anche lasciarlo dov'è. Io non l'ho ancora individuato. È sulla strada proprio. Ah, lontanissimo, ok.